Allora, la prima domanda che le volevo fare riguardava più che altro, diciamo, il tema della parità quando viene intesa in senso negativo, cioè il fatto che in, diciamo, soprattutto oggi si possono vedere diciamo, alcune deviazioni negative di questa parità, per esempio se uno pensa alla democratizzazione di alcuni comportamenti maschili, alcune abitudini anche nelle giovani generazioni, oppure diciamo dal punto di vista dei ruoli lavorativi ci si aspetta dalle donne che arrivano negli stessi posti degli uomini le stesse cose, senza diciamo percepire l'importanza della differenza. Allora, come si può, cioè quale può essere la soluzione di questo problema? Intanto la prima cosa nella storia delle donne, del loro lavoro e come sono della loro vita, la prima cosa che è venuta fuori è l'idea di partecipare alla società degli uomini. Dunque per forza di cose è stato così all'inizio ed è così ancora. Ora noi facciamo la doppia capriola, cioè diciamo noi abbiamo una storia nostra, grande, lunga, abbiamo una cultura che è quella che è degli uomini ma anche una cultura delle donne. Dunque questa ricchezza non vogliamo perderla. Si tratta di coniugarla in tutte le cose che facciamo. Non c'è una legge generale, no? Chi lavora in un ufficio sente queste cose nel più specifico del proprio lavoro. Io per esempio lo sento nel mio lavoro, che è la scrittura e poi i film, cioè il raccontare l'evoluzione della relazione tra l'uomo e la donna, raccontare il rapporto col bambino, di entrambi, raccontare come le relazioni si formano, come vengono gestite, con la mia testa che è una testa di una donna, cioè non perdere, cercare il più possibile di tenersi il proprio punto di vista. Poi chiaramente nell'attività artistica qualche volta ti capita di essere un uomo quando scrivi, e questa è la cosa bella, e cioè entrare nella mente, nel corpo di un uomo di cui scrivi come donna, il mischiarsi di queste esperienze. Però l'annullamento nel senso dell'omologazione ci ha creato molti problemi, non ci ha fatto bene. Un'altra domanda che le volevo fare era a proposito del fatto che si è parlato di potere, del rapporto tra uomo e donna nel potere, e io volevo sapere secondo lei qual era un mezzo, diciamo, visto che la soluzione proposta da lei diciamo, era un'idea di cultura comunque che si doveva diffondere, secondo lei ci sono dei mezzi plurali perché questa cultura si diffonde e non venga lasciata la sensibilità di alcuni uomini, diciamo? Quindi... Credo che una delle cose fondamentali è la quantità di donne, cioè il numero di donne che stanno nella società e hanno posizioni di comando, ma comando è una parola, di posizioni di decisionale, perché penso che il numero crea il senso di un cambiamento. Adesso è ancora a macchia di leopardo, c'è quella donna, noi tutti la guardiamo come una... c'è nell'ultimo film della Thatcher, no? Lei dice, sì. Prodice. E adesso signori andiamo a raggiungere le signore, ecco, quella cosa lì è molto antica per noi, no? Adesso noi cerchiamo il fatto di che sia veramente che l'accesso di tante donne nella società e nella gestione del potere lo cambi, e noi lo sappiamo che è così, perché sappiamo che quando lavoriamo non è che lo facciamo meglio, lo facciamo in modo diverso e può aiutare, ad esempio in Italia può aiutare il lavoro, può aiutare il diverso modo di lavorare anche, mille soluzioni abbiamo in testa. Il lavoro femminile, se veramente si trattasse l'Italia, cambierebbe proprio l'Italia, pensa al sud. E poi un'ultima domanda la volevo fare in relazione al suo lavoro, specialmente diciamo, gli ultimi, quando la notte, anche la bestia nel cuore, perché sembra che, cioè nel senso volevo sapere se per lei in ogni donna ci deve essere un momento tragico, un momento diciamo di rottura, perché appunto diciamo... dato appunto che le protagoniste di tutte e due sì. I lavori vivono diciamo delle problematicità forti anche piuttosto scomode da trattare diciamo. Cioè, quella è una vena che ho, però ho fatto molte commedie sulle donne. Due partite, io ho visto sale di teatro ridere alle donne, perché le donne sono sempre state giudicate anche nell'arte come non potessero far ridere, oggi abbiamo delle grandi attrici anche comiche, no? E dunque la scrittura, io ho sempre pensato che le donne c'è una grandissima ironia, quando siamo tra donne ci sono delle risate.
scalate pazzesche. Dunque penso che quei due film sono due film in cui c'è dentro una situazione dell'inconscio, no? Cioè quello che noi abbiamo dentro, che è il border tra normalità e il momento in cui si sconvolgono, no? Il senso proprio della... in cui si oltrepassa il limite, direi, nei due casi. Però a me interessa moltissimo la leggerezza delle donne, raccontarla, penso che sia altrettanto rivoluzionaria che la tragicità. Cristina Comencini per Energie 9, la ringraziamo. Grazie.